Insomma, si scopre che eravamo proprio in mezzo a una bella mandria di mucche. Beh, non ho mai visto una bambina zittirsi tanto in fretta. Non hai più neanche fatto A per tutto il resto del viaggio. Andato. Sì, anch'io lo pensavo. Ma poi quando sono stato là fuori nel parcheggio mi sono detto: ehi Eddie, non c'è proprio nessuna persona che deve arrivare. Non c'è proprio nessuna persona che deve entrare in quella casa. Si è inventata tutto. E perché dovrei? Così almeno siamo alla pari, no? Noi non saremo mai alla pari. Eddie, ma che diavolo fai adesso? Sbrachiamo del tutto. Sì, non ho mollato le redini per un bel po', sai? Sono stato proprio bravissimo. Niente donne, niente alcol, niente di niente. Ero diventato veramente noioso, sai? Almeno una volta posso concedermi, no? Eddie, ma perché fai così? Di che cosa parli, tesoro? Parlo delle cose che fai per farti così. Le stesse stronzate che mi facevi quando andavamo a scuola. Modesta testimonianza dell'amore che provo per te, piccola. Voglio dire che se dovessi cercare di smettere di far colpo su di te, allora vorrebbe proprio dire che è finita. Ed è proprio finita. Adesso sei tu. Sei tu che stai cercando di far colpo su di me. Eddie, mi conosci come le tue tasche. Non ho nulla di nuovo da farti. Ma come no? Hai questo nuovo uomo, dico, questa nuova persona che deve arrivare, devo dire... che è una cosa che mi fa un certo effetto. Pensavo ti fossi già messo in naftalina. Gentile. Ma lui chi è? Una nuova persona o cosa? Non sono cazzi tuoi. Te lo sei già scopato? Dimmelo, dai, su, sono curioso. Non dirmelo. L'ho già capito. Sei proprio un bambino. Un bambino geloso ed arrogante. Sai, May. Non vedo l'ora di vederlo apparire. Veramente. Non vedo l'ora di vederlo entrare da quella porta. E che cosa gli farai? Gli incollo direttamente il culo per terra. Non resto per lo spettacolo. No, May. May, stai qui. Lascia. Lasciami stare. Niente. Stronzo, vattene. Vai. Ok. Ok, va bene. Hai vinto tu. Mi comporterò bene, te lo prometto. Veramente, sarò dolce come un gattino. In fin dei conti, mi puoi presentare, no? Come tuo fratello. Come mio fratello è meglio di noi. È vero. Beh, mi presenti come tuo cugino. Conosco questa persona che deve arrivare e poi me ne vado, te lo prometto. Ma perché lo vuoi conoscere se è soltanto un amico? Per sapere come te la passi in questo momento, May. Si capisce tutto di una persona dalla gente che frequenta. Facciamo una cosa. Io adesso vado giù alla cabina e gli dico che non se ne fa più niente, ok? Ok. Ti preparo la valigia. Io con te non voglio venirci, Eddie. Eccolo. È arrivato. Vai. Vai fuori. Buttati tra le sue braccia e spargi i tuoi baci al chiaro di luna. Stronza! Cosa stai facendo? Mi sto facendo bello per questa persona che deve arrivare. Voglio fargli una buona impressione, voglio essere elegante. Dopotutto, sono il tuo cuginetto adorato, no? Pettinami, dai. Eddie, se gli fai qualcosa io... Ma non gli faccio niente, te lo prometto. Eddie, per cortesia, almeno per questa volta, ok? Tutto quello che vuoi, tesoro. Tutto quello che vuoi. Stronzo. Sono una persona a modo, sai? Ho un animo molto sensibile. Io. E allora? Allora non è lui. Ah no? No. E chi è? Qualcun altro. Un qualcun altro che non metterà mai piede qua dentro. Perché continui a volermi fare ingelosire? Tanto lo so che ci vivi da sola qui.
È una lunga, grandissima auto di lusso. Beh, e allora? Questo è un motel, no? La gente può parcheggiare qua davanti, ma hai intenzione di passare qui la notte. La gente che viene in questo motel non viene con questo tipo di macchine. Una grande verità. Tu no, forse gli altri sì. No, Eddie, non è proprio il genere di motel da auto di lusso. E allora levati da quella cazzo di porta e torna dentro. C'è là dentro qualcuno che mi sta osservando. E che cosa fanno? Non è un plurale, femminile, singolare. E che cosa fa allora? Sta lì seduta e mi fissa. Levati dalla porta, me. Non è che per caso... Levati dalla porta! Con la macchina! Chi cazzo c'è là fuori? Che cosa vuoi che ne sai? L'hai portata qui, figlio di puttana. Non ho portato nessuno, non so nemmeno chi sia, me. No, tu gli hai detto che venivi fino a qui e lei ti ha seguito, non è così? Non l'ho detto a nessuno dove sarei andato. Non sapevo neanche io che sarei venuto fino qui, fino a quando non sono arrivato da te. Questa me la paghi, giuro che questa me la paghi. Stai giù! Che cazzo stava facendo? Ma che cosa vuoi che ne sappia? Ma perché fai finta di non riconoscerla? L'ho sempre immaginata arrivare con quella cazzo di macchina. Deve essere la macchina della contessa. Stai ferma! Eddie, non ho nessuna intenzione di starmene qui sotto a farmi ammazzare e indaurare il cono rincoglioni! Stai giù! Eddie, ma è un po' matta quella lì. È un po' matta, sì. E te la sei già scopata? No! No! Mi ha spaccato il parabrezza del camion. Maledizione! Eddie! Cosa? Se n'è andata. Non lo so. Non riesco più a vedere i fari. Avresti dovuto pensare alle conseguenze prima di abbassargli le mutande. Tieni spenta la luce. Teniamo spenta la luce. Questa è casa mia! Senti, io lo so che torna. O prendiamo la roba e ce ne andiamo o teniamo spenta questa cazzo di luce. Ma non avevi detto che non la conoscevi? Vai a prendere la tua roba, May. Io con te non ci vengo. Sono cazzi tuoi, non miei! Senti, io sono venuto qui per te. Sono venuto qui solo per te. Credi che avrei fatto tutte queste miglia se non t'amassi? Sono venuto qui solo per te, non me ne frega niente di quella stronza. Io con te non ci voglio venire! Spegni questa cazzo di luce! La cosa strana è che nessuno di voi due mi assomiglia. Non mi riconosco in nessuno dei due. Mai riuscito. Tutte e due le vostre madri hanno lasciato il loro segno. Si vede benissimo. Il mio contributo, invece, manca del tutto, secondo me. Potreste essere di chiunque. Forse lo siete. Non riesco neanche a ricordare le circostanze originarie. È passato tanto tempo. Chissà quante cose ho dimenticato. Per fortuna che a un certo punto me ne sono andato. È stata la mossa migliore che potessi fare. Io non me ne vado. Non me ne vado. Non me ne andrò mai. E non me ne frega niente se qua dentro entrano 100 stronzetti, li faccio fuori, uno per uno. E non me ne frega niente se non mi puoi vedere, ascoltare, sentire il mio odore, io non me ne andrò mai. E neanche tu, riuscirai a liberarti di me. So perfettamente come ragiona la tua testa. Ti ritroverò ovunque tu andrai. E ho sempre avuto ragione. Ogni volta, ogni volta. Questa volta devi lasciarmi perdere, Eddie. Non lascio perdere un cazzo! Ok, senti, io non so più come ragioni, davvero. Adesso, improvvisamente, hai un disperato bisogno di me. Adesso non puoi più vivere senza di me. Adesso faresti qualsiasi cosa per me. Ma perché dovrei crederti questa volta, Eddie? Perché è vero. Anche le altre volte era vero. Tutte le altre volte. E adesso è vero di nuovo. Mi hai preso per il culo durante 15 anni. Per 15 anni sono stata la tua trottola. Ma io non ho mai avuto dubbi su di te. Ti ho sempre odiato o amato. Adesso semplicemente non ti amo. Lo capisci? Non ho bisogno di te. Non ti voglio. Ti entro in testa. E se vuoi restare qui nonostante questo, è perché o sei scemo o sei patetico. Entra nel bagno. Non ci entro nel bagno, non mi nascondo in casa mia. Adesso vado là fuori e la faccio a pezzi quella stronza. Entra nel bagno! Stava del cazzo! Brutta troia, ti mangio vivo, capito? Lascialo stare! Martin, lascialo! Martin! Basta, ragazzi! Oh, yeah. Basta, tranquillo, non è niente. Era solo una discussione tra...
tra me e Eddie, eh? E non ti agitare. Ma ho sentito delle urla mentre stavo arrivando. Poi si sono spente le luci e io ho pensato, sì, insomma, che qualcuno ti volesse... Hai capito? No, 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 lui è mio cugino, Eddie. Ah, mi dispiace, sta mentendo. È tutto a posto, è tutto a posto. Vuoi qualcosa da bere? Ok. Dice una bella dietro l'altra. Prendi i bicchieri, eh. Va bene. Tieni i bicchieri nel cesso, dico, non è una stronzata. Sai, pensavo che non arrivassi più. Sì, mi dispiace, sai, ho dovuto innaffiare il campo di calcio della scuola e me ne ero completamente dimenticato. Dimenticato? Sì, voglio dire il fatto di annaffiare, no? Ah, no. Pensavo ti fossi completamente dimenticato di lei. Ma no, è che già ero a metà strada quando me ne sono ricordato e sono dovuto ritornare indietro. E quant'era a metà strada? Prego? No, dico, quante miglia avevi fatto quando ti trovavi a metà strada? Ah, non so, un paio di miglia, credo. Un paio di miglia, sì. Un paio di stupidissime miglia. Lo sai quante miglia ho fatto io, stronzetto? Siediti qui, Martin. Ecco, abbiamo bevuto un po'. Lei non ha toccato una goccia. Questo è il tuo bicchiere. Grazie. Ecco. Quel whisky è mio, Martin. Ah, va bene. No, no, lo puoi bere. Desideravo soltanto che tu sapessi a chi appartiene. Grazie. Ma che origine hai, Martin? Io... Beh, non lo so, sai, sono stato adottato. E allora avrai un sacco di problemi. No, veramente no. Ma come no? Si sa che gli orfani hanno un sacco di problemi. Rubano un sacco nei grandi magazzini e ciao. Davvero, non lo sapevo. Mi dispiace, sai, di averti steso. Io ho pensato, beh, che May potesse essere in pericolo. May è in pericolo. May è in grande pericolo. Che succede, May? Niente, niente. E come mai le luci erano spente? Stavamo uscendo. Ah, sì? Sì, sì, e saremmo rientrati. Non è vero, non saremmo rientrati, Mortimer. Ma come cazzo ti chiami? Martin. Martin? Non è vero, non saremmo rientrati. Passami la bottiglia. Certo. Grazie. Prego. È che stavamo litigando per causa tua. Oh, a no, causa mia? Sì! No, non abbiamo mai. Eravamo nel pieno di una discussione che ti riguardava, eh? Poi la discussione si è fatta così rovente che abbiamo dovuto spegnere la luce. Ah. E di che discutevate? Se tu sei un uomo o no. Proprio così. Se tu sei un uomo o una persona, sai, lei ti chiama così. Una neo persona. Non è vero, Martin, non ti ho mai chiamato così, non gli fa. Va bene lo stesso, non ha importanza. Ehi, io le ho detto subito che era una gran stronza. Gliel'ho detto ancora prima di vedere te. E adesso che ti vedo, non posso certo rimangiarmi. Non dovevamo andare al cinema, sì. Martin. Ecco, perché non andiamo subito? Infatti stavo pensando, ecco, proprio... andiamo! Che era ora di andarci, vai! Ma non è che è arrabbiata, per caso? Proprio così, amico mio. Beh, io non volevo farla arrabbiare, eh. E che cosa andate a vedere, Martin? Non ho ancora deciso. Come non hai deciso? Dovevi saperlo ancora prima di venire qui, no? Sì, ma non so che cosa le piacerebbe vedere. E che c'entra questo? Sei tu che la porti al cinema, no? Sì. E allora sei tu che devi scegliere il film. È l'uomo che sceglie il film. È sempre l'uomo che deve scegliere il film. Sì, ma non voglio portarla a vedere qualcosa che magari poi non le piace. Ma che ne sai di che cosa le piace? Non lo so, ecco perché non riesco a scegliere. Magari scelgo una cosa che ha già visto. Beh, non capisci qual è il punto, Martin. Il motivo per cui la porti al cinema non è andare a vedere qualcosa che lei non ha ancora visto. Il motivo per cui la porti al cinema è perché vuoi stare con lei, giusto? Beh, sì. Perché volete stare insieme. In effetti. In effetti, la prossima volta sarà del tutto inutile portarla fuori. Potreste semplicemente rimanere qui dentro. E che cosa si potrebbe fare qui? Raccontarvi delle storie. Storie? Sì. Ma io non so nessuna storia. Inventale! Ma sarebbe come dirle una bugia. Ah. Una bugia è quando tu credi che quella sia la verità. Mi segui? Sì. Giù. Ma se tu già sai che quella è una bugia, allora non è una vera bugia. Vuoi una mano ad alzarti? No, grazie, sto benissimo. Non hai mai notato, Martin, quanto si sta più tesi quando si sta in piedi? Sì, me ne sono accorto. Sai, quando lavoro molto spesso sto in ginocchio. E che lavoro fai? Beh, giardini soprattutto, sai, li tengo in ordine. Ah, giardini, praticelli, quella roba lì? Sì. Ma tagli l'erba dei prati in ginocchio? Beh, sai, quando spoltisco i bordi, quando si spunta l'erba dagli angoletti, o quando strappo le erbacce intorno alle bocchette di... Martin! Ho capito.
Però ho sempre notato che ci si rilassa molto quando si sta in ginocchio. Guarda che per me ti puoi mettere in ginocchio anche subito, eh? Veramente, guarda, non c'è nessun problema. No, non fa niente stare in piedi, grazie. E allora sarei sempre più teso. Tu sei il cugino di May, vero? Ecco, vedi? Farmi una domanda del genere. È perché sei teso? Prego. No, dico chiedermi se sono suo cugino. È il risultato della tensione. Tanto lo sai che non sono suo cugino. E perché dovrei saperlo? Ho la faccia da suo cugino io. E lei ha detto così. Lei mente! E allora? Che cosa sei? Ecco, vedi. Adesso. Adesso sei veramente teso. Beh, magari forse è meglio che vada anche perché non te ne andare, Martin! Non te ne andare, Martin! Ti sentiresti solo e triste là fuori, nella notte buia. Lo sai, è capitato anche a me. È deprimente, desolante. Sediamoci qui, beviamo una cosa e aspettiamo mentre ritorna. Ma non è che magari si è sentita male? No, io non posso... ti preoccupare, lei sta benissimo. Lei sta sempre benissimo. È che vuole fare le cose con calma. Per torturarti. Ma noi dovevamo andare al cinema. Ci andrete al cinema, non ti preoccupare. Le piace il cinema. Non vedeva l'ora. Ma allora che cosa? È sotto shock. Shock? Sì. E come mai? Io e me non ci vediamo da un sacco di tempo, sai, Martin. Ne abbiamo fatta di strada dai tempi della scuola. Ah, non lo sapevo. Miglia e miglia. Allora non siete cugini. Sei suo marito? E mia sorella. Tua sorella? Mia sorellana. Ma allora vi conoscevate da prima della scuola, naturalmente. Non sapevo nemmeno di avere una sorella, prima che fosse troppo tardi. Ma che vuoi dire? Voglio dire che quando l'ho scoperto... Insomma, dai, Martin, io e me avevamo già fatto delle cose. Che ti prende? Avete fatto delle cose? Sì. E credo che sia legale, no? Suppongo di sì. Chi è questo tipo? Ma è tua sorella veramente? Sul serio? Mezza. Mezza. Solo metà. E quale metà? La metà superiore. Quella che chiamiamo la parte che conta nei cavalli. Sì, e nelle cavalle. Nelle cavalle si chiama la linea materna, no? Materna. Strano che mi venga in mente. Avete fatto delle cose quando andavate a scuola? Tutti facevano delle cose quando si andava a scuola. Tu no, Martin? Beh, no, io non le ho mai fatte. E avresti dovuto farle. Beh, guarda, non con mia sorella. Questo non te lo consiglierei. Ma... come può essere successo? Voglio dire... Vecchio si è innamorato due volte. Ecco com'è successo. Una volta di mia madre e una volta della sua. Era lo stesso amore. Si è solo diviso a metà, ecco tutto. E come mai non vi siete conosciuti fino a quando non siete andati a scuola? Perché lui conduceva due vite separate. Veramente. Lui conduceva due vite separate. Completamente separate. Una volta viveva un poco con me e con mia madre. Poi scompariva e andava a vivere un poco con lei e con la sua. Non essere così severo con me, ragazzo mio. Può succedere a chiunque. E tu? Non ti sei mai accorto di niente? E nemmeno mia madre. Lo sapeva. Non l'ha mai saputo. Ma qualcosa deve aver sospettato. È normale, no? Se lo sapeva non me l'ha mai detto. Forse... forse aveva paura di scoprirlo. O forse semplicemente l'amava. A volte
Lui scompariva per dei mesi interi. E lei non gli chiedeva nemmeno dove fosse stato. Era sempre felice di vederlo tornare. Quando vedevamo la Studebaker che attraversava il campo, io e lei correvamo fuori per andargli incontro. Non era una Studebaker quella, era una Plymouth. Io non ho mai avuto una Studebaker. Questa cosa è andata avanti per anni. Sai, per anni è andata avanti così. Appariva e scompariva. Poi un giorno è finita. È entrato in casa, si è seduto in poltrona ed è rimasto lì, a fissare il vuoto. Non usciva più. Poi iniziò a fare delle lunghissime passeggiate. Camminava tutto il giorno. Poi iniziò a camminare tutta la notte nel buio. Io lo spiavo. Lo spiavo, sì. Dalla finestra della mia camera da letto. Scompariva. Nel buio. Con il suo cappotto. E dove andava? Camminava e basta. Dovevo prendere una decisione. Ma una notte gli chiesi se poteva andare con lui. E lui mi portò con sé. Attraversammo i campi nel buio. Ricordo che i campi erano appena stati arati. E i piedi affondavano nelle zolle. E il terriccio entrava nelle scarpe che si appesantivano. Io volevo fermarmi per levare le scarpe. Ma lui non si fermava. Continuava a camminare davanti a me. E avevo paura di perderlo in quel buio. E non volevo restare indietro. Era talmente buio che si vedeva appena un metro davanti a noi. Improvvisamente sbucavano fuori delle civette bianche a caccia di lepre. Ci sfioravano la testa e scomparivano. Continuammo così. A camminare in silenzio. Fino a che non arrivammo in città. Vidi lo schermo del Drevin, sai? Quella fu la prima cosa che vidi apparire. Macchie colorate in movimento. Poi, mentre ci avvicinavamo, riuscì a distinguere delle facce. Quando eravamo lì, sotto, riuscì a riconoscerne una. Era... Oddio, era... Spencer Tracy, sì. Che muoveva la bocca, ma la voce non si sentiva. Parlava con una donna vestita di rosso. Insomma, arrivammo davanti ad un negozio che vendeva liquori. Lui mi fece aspettare fuori nel parcheggio ed entrò per comprare una bottiglia. Ricordo che c'erano degli operai messicani intorno ad un grosso camion con le ruote infangate. Bevevano birra e ridevano. Io non so perché, ma mi ricordo che li invidiai. Poi scorsi il vecchio mentre pagava la bottiglia attraverso la vetrina e lui mi fece pena. Anche questo non so. Poi lui uscì con la bottiglia incartata in un bel sacchetto di carta marrone e quando lo videro tutti gli operai tacquero. Continuarono così, a seguirci in silenzio, fino a che non ci allontanarono. Insomma, attraversammo tutta la città, superammo la pompa di benzina, il campetto da minigolf, la pasticceria. Ad un tratto, lui prese la bottiglia e mi offrì da bere. Capisci? Me lo offrì ancora prima di berne lui. Io la presi e la bevi e continuammo così a scambiarcela finché non ce la scolammo tutta, senza dire una parola. Arrivamo davanti ad una casetta bianca con un tendone rosso sulla veranda, dall'altra parte della città. Io non dimenticherò mai quel tendone, perché la brezza notturna lo faceva sbattere, no? E la luce sulla veranda lo illuminava. Era un vento caldo che veniva dal deserto.
Aria. Aria profumata di erba tagliata. Lo conosci l'odore? Insomma, arrivamo sulla veranda e lui suonò un campanello. Io, Cristo, ero molto agitato perché io non pensavo che saremmo andati a trovare qualcuno. Cioè, voglio dire, pensavo si trattasse solo di una semplice passeggiata. E invece, all'improvviso, vedo apparire una donna sulla terra. Una donna veramente bella, con i capelli rossi, che gli butta le braccia al collo e lui si mette a piangere. Piangeva come un bambino. Lei gli cospargeva il viso di baci e lui piangeva lì davanti a me, capisci? Ad un tratto, dietro di loro vedo apparire una ragazzina. Appare così, all'improvviso, e mi fissa. Ed io la fisso. Continuiamo a guardarci, senza distogliere lo sguardo, come se ci fossimo già conosciuti, senza ricordarci dove. E proprio nell'attimo in cui ci siamo guardati, proprio in quell'attimo, capimmo che non avremmo mai smesso di amarci. È incredibile. È incredibile, davvero. Arriva Martin, non ti ha mai visto e conosciuto, e tu gli racconti una storia del genere. Tu sei pazzo. Non c'è nulla di vero, Martin. Racconta questa storia folle da anni. È pazzo. Si è inventato tutto. Non so come abbia fatto. È completamente pazzo. Si vergogna un po' di questa storia, sai, Martin? Non le si può dare torto. Io non pensavo che ci avevi sentito mai. Io ero convinto che... No, no, ho sentito tutto. Ho ascoltato tutto molto attentamente. Questa storia me l'ha raccontata almeno 1000 volte. Ed ogni volta la cambia. Non mi ripeto mai. No, tu non fai altro che ripeterti. Fai sempre quello che vuoi. Giri sempre intorno alla stessa cosa. Beh, magari io vado così, sì. Voi... Non ci credi più, Credi che sia una balla, non è così? No, voglio dire, mentre me la raccontavi mi sembrava vera. Appunto. Adesso lei dice che è una balla e tu non ci credi più. Beh... Passi dal crederci a non crederci così in un secondo. Non è così, Martin. Non saprei. Martin, andiamo al cinema, per favore. Stai seduto. Eddie. Cosa? Io voglio andare al cinema. Voglio andare al cinema con Martin. Adesso. Qui nessuno va al cinema. In tutta la città non c'è un film che valga la storia che sto per raccontarvi. E la voglio raccontare fino in fondo. La vuoi sentire la fine della storia? No, Martin? Certo. Martin, vogliamo andare, per favore? E io tu pensavo... Tu cosa? Mi fa piacere di sentire la fine, se ti va di raccontarla. Anch'io non vedo l'ora di sentirla. Vedi? Ma che cosa ti serve? Credi che cambi qualcosa? No. Allora perché? Non c'è nessun perché. Perché costringi tutti ad ascoltarti? Marty non vuole sentire queste stronzate, io nemmeno. Lo so che non le vuoi ascoltare. Non credere di cavartela così. Hai rigirato questa storia come volevi. L'hai completamente stravolta. Adesso non sai più neanche te qual è il capo e qual è la coda. Va bene, non ho bisogno di nessuno di voi. Conosco perfettamente la fine di questa storia. So perfettamente come va a finire. Senza bisogno di altri colpi di scena. Che cosa sa? Sta mentendo! Vuoi che te la finisca io la storia, eh? Vuoi che te la finisca io? Vedi, mia madre. Quella bella donna coi capelli rossi
nella Casa Bianca col tendone rosso. Era innamorata pazza del vecchio. Lo si vedeva benissimo. Glielo si leggeva negli occhi. A tal punto che era diventata un'ossessione. Non poteva stare senza di lui neanche per un secondo. Lo seguiva ovunque. Seguiva tutte le tracce che lui si lasciava dietro. Una cartolina, un numero di un motel su una scatola di fiammiferi. Ma lui non le lasciò mai niente. Mai un indirizzo, mai un numero. Niente. Perché mia madre era il suo segreto, capisci? Continuò a cercarlo, di città in città. Gli corse dietro per anni. Ma lui tentò sempre di tenerla a distanza. Più le sue due vite, le sue due mogli, i suoi due figli venivano a contatto tra loro, più in lui cresceva l'angoscia. Era terrorizzato al pensiero che quelle due vite venissero a conoscenza l'una dell'altra e lo strangolassero, che quel suo segreto lo prendesse alla gola e lo soffocasse. Poi un giorno lei lo raggiunse. Mi ricordo il giorno in cui trovammo la città. Era sulle spine. Continuava a dire, questo deve essere il posto, deve essere questo. Tremava tutta mentre camminavamo. Mi stringeva la mano così forte che pensavo mi dovesse stritolare le dita. Era terrorizzata al pensiero di poterlo incontrare così per caso per la strada. Sapeva di aver invaso il suo territorio. Sapeva di aver attraversato una zona proibita. Ma non poteva fare altrimenti. Camminammo un giorno intero per quella città schifosa. Un intero giorno. Controllando ogni quartiere, ogni casa, ogni famiglia, ogni finestra. Fino a che non li trovammo. Era quasi l'ora di cena. E se ne stavano lì tutti intorno al tavolo a mangiare pollo fritto. Eravamo così vicine alla finestra che potevamo vedere quello che mangiavano. E sentivamo anche delle voci, ma non capivamo cosa dicessero. Eddie e sua madre parlavano, ma il vecchio no. Se ne stava lì, senza aprire bocca, a mangiare il suo pollo. Senti questa, è impazzita. Di qualcosa a tutti, prego. La cosa buffa è che dopo averlo ritrovato, sì, lui scomparve di nuovo. Stettero insieme appena 2 settimane, poi lui se ne andò un'altra volta. Nessuno lo vide più. Mai più. E mia madre. Mia madre impazzì di dolore. Continuava a vederla con quella faccia angosciata, come se fosse morto qualcuno. Si rannicchiava tutta e fissava il pavimento. Io proprio non sapevo cosa dirle, visto che mi trovavo in tutt'altra situazione. Io ero felice. Passavo tutta la mia giornata con Eddie e quando tornavo a casa... Sì, insomma, ero innamorata, capisci? E invece... Eccola lì. In piedi. In mezzo alla cucina. A fissare il lavandino. Gli occhi tristi, come un funerale. Io proprio non sapevo cosa dirle. Non mi faceva neanche pena. Riuscivo solo a pensare a lui. Ma sta straparlando adesso. E anche lui riusciva solo a pensare a me. Non potevamo neanche respirare, lontani l'uno dall'altra. Non riuscivamo a mangiare,
se non eravamo vicini. La notte non potevamo dormire perché eravamo distanti. E poi, poi ci ammalammo di nuovo. Mia madre mi portò dal dottore. Anche la madre di Eddie lo portò dallo stesso dottore. Ma lui non capiva cosa avessimo. Diceva, è un'influenza. Neanche la madre di Eddie capiva. Ma mia madre lo sapeva benissimo che cos'è che non andava. Se lo sentiva dentro, riconosceva ogni sintomo. Allora, mi scongiurò di lasciarlo perdere, ma io non volevo darle retta. E poi andò da Eddie e scongiurò anche Eddie, ma neanche lui volle ascoltarla. E poi, poi andò dalla madre di Eddie. E la madre di Eddie, lei, lei si fece schizzare le cervella, non è vero? Lei si fece saltare le cervella! Aspetta un attimo, un momento per Dio! Questa storia fa acqua da tutte le parti. Non gliela farai mica passare così, vero? È la versione più idiota che abbia mai sentito. Non si è mai fatta saltare le cervella. Nessuno me l'ha mai detto. Da dove viene questa storia? Alzati. Adesso alzati, per Dio. Voglio sentire la versione maschile di questa storia. Mi devi rappresentare tu adesso. Parla per me. Non c'è più nessuno che parli per me adesso. C'è un patto fra noi. Non dimenticarlo. Era il tuo fucile. Un Browning. Era lo stesso fucile che usavamo per andare a caccia di anatre. Lei... lei non aveva mai usato un fucile prima di allora. Ma nessuno mi ha mai detto niente. Mi hanno tenuto all'oscuro di tutto. Tu non c'eri. Ma qualcuno poteva trovarmi. Mi avrebbero potuto scovare. Non era così difficile trovarmi. Tu non c'eri! E va bene, non c'ero! Sì. Hai ragione. Hai ragione, non c'ero. Ma ero rimasto sempre in contatto. Non avevo perso i contatti. Tutto procedeva come se io non fossi mai andato via. Ma tua madre. Tua madre non voleva arrendersi, non è così? È stata lei a trascinarmi verso di sé. Avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di trascinarmi. Era una forza della natura. Io gliel'avevo detto fin dalla prima volta. Gliel'avevo detto che non avrei mai fatto quel passo. Ma lei si era abbandonata a me. Non mi ascoltava. Si era abbandonata completamente. Io come potevo respingerla se mi amava così tanto? Come potevo lasciarla? Eravamo la stessa cosa. Beh, ma che fai? Parlale. Deve stare dalla nostra parte. Le devi spiegare questa cosa chiaramente. Stalle lontano. Che diavolo fai? Non avvicinarti. Voi due non potete avvicinarvi. Devi stare dalla mia parte. Non ho più nessuno adesso. Non devi tradirmi. Mi devi rappresentare tu. Sei mio figlio. Eddie. Eddie.
E tu hai il camion con rimorchio per cavalli qua fuori? Sì. Sta andando a fuoco. I cavalli si sono sciolti. Lo supponevo. Eddie. Senti, vado solo a dare un'occhiata. Torno subito. Ma che ti importa? May non la posso lasciare andare via così. Ci metto un secondo. Torno subito. Eddie! Torno subito, May. May, hai bisogno di aiuto? Ho la macchina qua fuori, se vuoi ti posso accompagnare io. Stai andando via con lui, eh? Se n'è andato. Ha detto che tornava fra un secondo, May. Se n'è andato. La vedi quella foto lassù? Lo sai chi è quella? Quella è la donna dei miei sogni. Ecco chi è. Ed è mia. È tutta mia. Per sempre.